Siamo a Piedimonte Matese nella redazione del Corriere Caserta. È un periodo molto particolare perché diversi comuni dell'Alto Casertano sono chiamati al voto e oggi parliamo del comune di Alife. Abbiamo l'assessore uscente Angelo Giammatteo per la lista Uniti per Alife che ci parla un po', di questa campagna elettorale molto viva. Ecco, assessore, ci parli un po' di quello che sta succedendo e di come sta vivendo questa campagna elettorale. Bene, le campagne elettorali sono sempre abbastanza vivaci, soprattutto le campagne per le amministrative, per il comune, dove sono impegnate persone del posto, persone del luogo, quindi famiglie che si impegnano per i propri, a sostenere i propri candidati e quindi a volte anche famiglie che si dividono, famiglie che ovviamente supportano l'uno o l'altro parente, perché molto spesso le campagne elettorali vengono decise dalle grosse famiglie. Noi abbiamo costruito una lista che vuole essere una lista di alternativa a quanto si era creato dall'altro lato. I nostri avversari rappresentano il passato di Alife, un passato che noi vogliamo evitare che torni. Un passato che ha fatto dei danni irreparabili. Io sono stato assessore negli ultimi 5 anni e posso dire con assoluta certezza e con dati alla mano che quando ci siamo insediati abbiamo ereditato un comune sull'orlo del fallimento, abbiamo ereditato un comune collassato. Già dal primo giorno non potevamo pagare gli stipendi ai dipendenti, quindi ci siamo dovuti rimboccare le maniche, ci siamo dovuti attivare per approvare il consuntivo che non era stato approvato, ci siamo dovuti attivare per avere l'anticipazione di cassa perché in cassa non c'erano le risorse necessarie a pagare gli stipendi e in tutto questo abbiamo cercato di evitare che il comune andasse verso il dissesto. Quindi con questa nuova lista noi ci avviamo ad affrontare un percorso nuovo, un percorso che diciamo che deve essere nuovo, ma deve essere anche in continuazione all'opera di risanamento che l'amministrazione di cui ho fatto parte, l'amministrazione del dottor Avigone, ha iniziato a fare un'opera di risanamento che ci ha permesso di risanare la maggior parte dei debiti ereditati. Abbiamo in un certo qual modo pagato i creditori più grandi, abbiamo cercato con atti transattivi anche di portare un arricchimento dell'ente facendo delle transazioni che ci hanno permesso di risparmiare anche diversi soldini, quindi ci siamo comportati in modo, diciamo, come da esperti, da imprenditori, cercando un accordo con i creditori e potrei fare qualche esempio che proprio mi viene in mente in questo momento. Qualche azienda che avanzava, tanto per fare un esempio, la Maggiole avanzava 100.000 euro dal comune di Alife, con un atto transattivo è stato ridotto il credito, hanno accettato un credito e quindi un pagamento di 30.000 euro. Altre aziende che avanzavano cifre ancora più importanti, accettando la transazione, si sono visti un poco, diciamo così, limare l'importo. Però questo è quando si pensa al proprio comune, quando si pensa alla propria città, quando si cerca di fare il bene del paese e si amministra con attenzione, con trasparenza, con onestà soprattutto, perché la cosa maggiore che ci vuole in questo momento nel nostro paese è proprio questa, l'onestà e la capacità di amministrare. Noi siamo persone che amministrano aziende. Siamo persone che stanno in mezzo alla strada dalla mattina alla sera, conoscono i problemi della gente, sanno quali sono le difficoltà
e siamo in grado di dare speranza al nostro Paese. Una speranza che viene anche da tutta una serie di progettazioni, tutta una serie di finanziamenti che noi con la nostra amministrazione siamo riusciti a far arrivare ad Alife. E ne cito qualcuno, giusto per ricordarlo, il finanziamento di circa 2 milioni di euro che abbiamo ottenuto tra le iniziative dell'accelerazione della spesa, abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la costruzione del nuovo museo. Significa dare valore alla nostra città, una città storica, e quindi un museo nuovo significa incentivare il turismo, significa incentivare la cultura. Scusi se la interrompo, lei ha citato la tematica molto delicata del turismo. Ha qualche progetto personale o congiuntamente ad altri consiglieri per migliorare quello che manca nei comuni dell'Alto Casertano, appunto il turismo? Sicuramente il turismo è un'arma da sfruttare al massimo, e proprio per questo, insieme ai candidati della nostra lista, cercheremo di incentivare tutte quelle iniziative e cercheremo di valorizzare i nostri monumenti, perché la nostra città è una città antichissima che deve essere inserita in un percorso turistico per far sì che al di fuori della regione, in regione e al di fuori della regione, venga conosciuta e venga visitata, cosa che abbiamo già iniziato a fare e che dovremo continuare, dovremo fare meglio. Ovviamente con le risorse giovanili che noi abbiamo all'interno della nostra squadra, che potranno dedicarsi a queste attività. Io personalmente darò sempre il massimo del mio contributo, anche se io mi sono occupato e mi sono sempre occupato della scuola, della pubblica istruzione, dell'edilizia scolastica e insieme al sindaco Avecone dell'ambiente. Quindi il mio supporto però sarà sempre verso Alife. Qualsiasi cosa si debba fare per Alife, io sono disponibile, sono sempre pronto a metterci la faccia, sono sempre pronto a mettere il mio impegno, così come ho fatto negli ultimi 5 anni, 365 giorni all'anno. Io sono stato presente sul comune, ho risposto alle domande che venivano dal popolo, sono stato sempre vicino al popolo, è per questo che chiedo l'impegno, chiedo il voto, proprio perché credo di aver meritato la fiducia di chi mi ha votato in passato e di chi mi voterà a questa tornata elettorale. Allora, Assessore, noi la ringraziamo per la disponibilità, la salutiamo e le auguriamo un buon lavoro e buon proseguo di campagna grazie, elettorale. Grazie a voi, e speriamo di venire qui in questi studi a festeggiare la vittoria della lista Uniti per Alife con il candidato sindaco dottor Salvatore Cirioli.